Noi potremmo parlare per mesi di cosa hanno combinato in questi 5 anni. Davvero per mesi. Me l'hanno fatto di tutti i colori. Una delle poche cose vere che dice Berlusconi è che loro hanno il record di provvedimenti approvati. È vero, purtroppo. Perché hanno cambiato questo paese, hanno modificato profondamente lavoro e scuola, e già questo basterebbe. Ma tutte le leggi sulla giustizia fatte per tenere la classe dirigente, in realtà alcune persone, ma diciamo la classe dirigente fuori dai processi penali. La legge sull'informazione, la Gasparri che ha blindato il monopolio televisivo di Berlusconi. L'evasione fiscale, lo abbiamo scoperto oggi, sono i dati del Sole 24 Ore, è raddoppiata, pensate un po', raddoppiata. Hanno fatto il condono fiscale, edilizio, ambientale, hanno fatto la cartolarizzazione, parola difficile, semplicissima. Stanno svendendo il patrimonio immobiliare dello Stato e se lo stanno comprando, appunto, come dice la parola stessa, gli immobiliaristi. I vari Ricucci, quelli che hanno cercato la scalata, no? E con che soldi? Con i soldi del provvedimento sempre di Berlusconi che ha fatto rientrare i capitali illecitamente esportati all'estero, anonimi, quindi con una gigantesca operazione di riciclaggio del denaro sporco proveniente da tutto il mondo. Hanno stravolto la Costituzione, a giugno bisogna votare, eh? Non dobbiamo votare naturalmente per le politiche, ma poi c'è il referendum per abrogare quella nefandezza di riforma costituzionale che hanno fatto. Hanno fatto la Bossi-Fini per gli immigrati, hanno fatto la legge Fini sulle droghe, per cui adesso non c'è più la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, lo dico ai ragazzi presenti. Forse anche non ragazzi, non lo so, ma dico a scopo di autotutela, uno spinello porta in galera, chiaro? Questa è la logica, è la logica. Sei un po' una persona normale? Tolleranza zero. A partire dalla classe dirigente, allora no, allora guanti bianchi e non vai in galera neanche se ti scoprono in flagranza di reato. Infine, ma infine per modo di dire, ci hanno portato in guerra. Che è una cosa che ha stravolto proprio il senso di civiltà che il nostro paese tradizionalmente ha avuto nella politica estera. Potremmo parlare per giorni, perché ognuno di questi provvedimenti richiederebbe un'analisi per capire a fondo cosa c'è dietro. Ma io voglio ricordare solo un provvedimento, e poi passiamo a cosa faremo noi. Un provvedimento che io ricordo in tutte le città d'Italia per un motivo. Io lo dico a voi perché voi lo possiate raccontare agli altri. Perché di questa cosa davvero non parla nessuno. Ma è enorme, enorme. Quindi io davvero vi invito a questo compito, a trasformarvi ognuno di voi in un'antenna televisiva personale e fare da emittente, raccontare. Cosa hanno fatto? Finanziaria del 2005, e cioè l'ultima finanziaria di questa legislatura. Tenete a mente, la finanziaria approvata nel 2005 è operativa nel 2006, cioè in questo anno. Allora, dovevano tagliare un po' di debito pubblico, erano le indicazioni della Commissione europea. Dovevano tagliare, invece di tagliare delle cose che potevano essere tagliate, tipo le 5 portaerei. 5 portaerei nuove che Berlusconi ha commissionato per l'Italia, che cosa diavolo ce ne facciamo di 5 portaerei? Non so, ma insomma, invece di tagliare quelle altre cose, hanno tagliato le seguenti voci. Hanno tagliato del 40% le rimesse agli enti locali, come ben sanno coloro che stanno negli enti locali, e gli enti locali sono quelli che erogano i servizi, non è che gli enti locali sono gli stipendi dei consiglieri, sono quelli che erogano i servizi. Poi hanno tagliato, guardate, io non do i numeri, questi sono i numeri ufficiali. Tanto è vero che a porta la Malfa, quando ho iniziato a parlare di queste cose, si è zittito perché è la verità, la Malfa i conti li sa fare. Allora, hanno tagliato del 40% la voce di bilancio sugli asili nido.
del 30% la voce di bilancio sul sostegno agli anziani. Ma una voce di bilancio non l'hanno tagliata, l'hanno cancellata. È rimasto il titolo, però la posta di bilancio è zero. Cioè non è stata rifinanziata per il 2006. Sapete come si intitola questo capitolo del bilancio che non c'è più? Si intitola Sostegno alla non autosufficienza. Cioè il capitolo di bilancio che riguarda i disabili, i portatori di handicap, i non autosufficienti. Per esempio, non soltanto la disabilità psicomotoria, gli anziani che non sono in grado di essere autosufficienti, hanno bisogno di un'assistenza globale. Vedete, a parte la tragedia concreta per le famiglie che vivono questo problema, e chiunque ce l'ha lo sa di cosa sto parlando, a parte la tragedia c'è una valenza simbolica potentissima. Il governo ha colpito la categoria più indifesa, la più fragile, i non autosufficienti. Ma perché dietro c'è una concezione del mondo, una concezione della società, e cioè chi non produce ricchezza non conta nulla. Tu conti, vali, se produci soldi, e più soldi produci, più vali. Sei un disabile, arrangiati. Ecco, vedete, l'esigenza di cacciarli di fronte a una cosa del genere è morale prima che politica. Per cui noi dovremo tornare al governo per togliere l'Italia dall'Iraq, per togliere la precarietà nel lavoro, per elevare l'obbligo scolastico, per fare tante belle cose, ma per farne una subito, subito, appena entrate, rimettere il capitolo di bilancio di sostegno alla non autosufficienza. Perché davvero grida vendetta di fronte a Dio e agli uomini questa cosa. Cosa faremo noi? Chiedeva prima, poco prima, il nostro candidato indipendente. Vedete, il programma è un buon programma. Donatella ha detto bene, è un compromesso. Non può che essere un compromesso. È un'alleanza come la nostra, di forze di sinistra e di forze moderate, necessariamente deve fare dei compromessi, cioè trovare punti di sintesi su tutto, se no faremo un bellissimo programma comunista, poi lo agitiamo nelle piazze e vince Berlusconi per i prossimi 50 anni, che francamente non mi sembra un buon affare. È un'alleanza larga la nostra, l'alleanza della sinistra con pezzi di schieramento moderato ma democratico, fedele alla Costituzione, ma sono moderati. E quindi noi dobbiamo fare i conti con questa realtà. E se qualcuno verrà a Bologna e vi racconta che non fa i compromessi, vi sta raccontando una bugia. E invece non bisogna avere paura delle parole. Potrei dirvi un punto di sintesi, ma un compromesso. Guardate, ci può essere compromesso buono o cattivo. Io trovo che alcune cose scritte nel programma sono ottime, non buone, ottime. Altre sono buone, altre sono cattive. Ma io ho sottoscritto quel programma e noi siamo persone serie, quindi ci impegniamo a rispettarlo, anche nelle cose che non ci piacciono. Faccio tre esempi di cose ottime, buone e cattive, così ci intendiamo. Ottime. Non era per niente scontato, visti i precedenti, che nel programma del centro-sinistra ci fosse scritto nero su bianco che appena vinceremo le elezioni ritireremo immediatamente le truppe italiane dall'Iraq. Non era scontato, ma c'è quell'avverbio immediatamente su cui
tanto abbiamo discusso, e questo è un fatto ottimo. Fatto buono: il costo della vita è aumentato, i salari e le pensioni sono rimasti fermi, è cosa che si sperimenta tutti i giorni. Guardate, non dal tempo dell'euro, i salari e le pensioni sono fermi e il costo della vita è aumentato, quindi erodendo il potere di acquisto reale, dal 1993, cioè da quando in Italia è stata abolita la scala mobile. Noi comunisti italiani, siamo da diversi anni che sosteniamo la necessità di reintrodurre forme simili alla scala mobile. Sino adesso ci guardavano, quando dicevamo questa cosa, ci guardavano come dei marziani, che sembrava un tabù la scala mobile. Ma siccome il programma è appunto un compromesso e c'è qualcosa che dai e c'è qualcosa che prendi, noi ci siamo presi la scala mobile. Non tutta e non per tutti, ma nel programma del centro-sinistra, potete leggerlo, c'è l'indice, quindi si può andare a controllare senza bisogno di leggere 280 pagine, c'è scritto che quando torneremo a governare reintrodurremo la scala mobile per le pensioni più basse, e cioè per la fascia sociale che è obiettivamente quella che sta peggio in Italia. Ogni 6 mesi, per legge, avranno l'adeguamento della propria pensione bassa all'aumento reale del costo della vita. È un compromesso? Sì, ma è un compromesso buono. È un compromesso che io giudico un risultato di questo nostro partito portato a casa per tutti. Una cosa che non mi piace, che non ci piace, riguarda il tema della laicità dello Stato, su cui dirò delle cose. Sono quelle che penso, poi pazienza se qualche nostro alleato ci rimarrà male. Noi stiamo assistendo da alcuni anni ad una offensiva che non ha alcun precedente nella storia repubblicana, nemmeno quando c'era la Democrazia Cristiana, tutta intera e che contava il 40%. È l'offensiva delle gerarchie ecclesiastiche sullo Stato italiano. Offensiva su tutto. Su tutto: fecondazione assistita, scuole private cattoliche, la 194, i diritti delle donne, adesso il divorzio. Siamo l'unico paese del mondo che richiede 3 anni di separazione legale per arrivare, come se quei 3 anni potesse succedere chissà che, e poi non siamo riusciti nemmeno ad accorciare quei tempi lì, sino ad arrivare a questa farsa delle unioni di fatto, i PACS, cosiddetti PACS, su cui voglio dire delle cose chiare. Noi nel programma dell'Unione abbiamo messo delle parole che io giudico troppo timide su questa materia. Non siamo riusciti, perché pezzi della nostra coalizione, nostri alleati, nostri amici, carissimi, indispensabili per vincere, si sono messi di mano contraria. Abbiamo fatto un compromesso, ma è un compromesso che io giudico al ribasso. E voglio dire, il riconoscimento di uguali diritti alle coppie di fatto come le coppie sposate, indipendentemente dagli orientamenti sessuali, quindi esplicito, eterosessuali ed omosessuali, non è una cosa di sinistra. Perché altrimenti qui stiamo snaturando proprio anche le categorie mentali. Io non voglio, credo di essere l'unico, ma non voglio fare come Zapatero, che viene citato a sproposito per un sacco di cose. Qualche volta a proposito, qualche volta a sproposito. Io voglio fare come ha fatto Chirac in Francia, che è un uomo di destra. Voglio fare come ha fatto Helmut Kohl, democristiano di destra, quando era cancelliere tedesco. Voglio dire, il riconoscimento delle unioni di fatto in una società che è profondamente cambiata da 50 anni a questa parte, il riconoscimento delle unioni di fatto non è né di destra né di sinistra, è un fatto di buon senso, di normale. E poi voglio aggiungere una cosa. Qualcuno mi deve spiegare perché io, che faccio il parlamentare,
devo avere il riconoscimento delle unioni di fatto. Devo dire che in tanti anni che faccio politica e trasmissioni televisive non ho mai sentito nessun mio collega parlamentare fare questa denuncia, né di destra né di sinistra. Io ho convissuto, cardinale Ruini in questo momento mi lancia un anatema, io ho convissuto per 7 anni con quella che poi è diventata mia moglie. Però io ero parlamentare. La mia compagna, prima delle nozze, conviveva, aveva gli stessi diritti che ha avuto dopo che ci siamo sposati, compresa la pensione di reversibilità, ove, non è successo, per fortuna, io me ne fossi andato all'altro mondo. I giornalisti hanno lo stesso questo trattamento, ma anche i giornalisti si guardano bene dal dirlo. Io non penso di avere un diritto in più, perché se non sono di tutti non si chiamano diritti, si chiamano privilegi. E io mi batto contro l'ipocrisia imperante per cui tutti zitti a tenersi questa cosa che noi abbiamo. E poi aggiungo anche un'altra cosa, sempre per sgomberare il campo dalle ipocrisie. Sui muri di tutta Italia, quindi anche qui a Bologna, per tutta la campagna elettorale abbiamo visto, io li ho visti, quindi li avrete visti pure voi, i manifesti con le facce dei dirigenti della destra. La famiglia prima di tutto. Viva il matrimonio! Hanno davvero una bella faccia. E io mi sono chiesto, ma perché sono così affezionati alla famiglia e al matrimonio? Sapete perché? Perché ognuno di loro ce ne ha almeno 3 di famiglie e di matrimoni. Matrimoni, divorzi, annullamenti rotali, quelli non devono mancare mai, unioni di fatto, figli sparsi dappertutto. Sia ben chiaro, io sono laico per davvero, che facciano quello che gli pare. Possono fare tutto quello che gli pare, tranne una cosa, che è quella di fare la morale a me. Non l'accetto. Questo non è accettabile. E allora, noi su questo punto, dovremo lavorare ancora. Dovremo cercare di strappare dei risultati dentro l'Unione, più avanzati sul terreno dei diritti e della laicità dello Stato. Ci riusciremo? Non lo so, onestamente non lo so. Sapete perché non lo so? Perché tutto quello che succederà dopo, un conto è quello che si scrive nel programma, quello che succederà dopo che avremo cacciato Berlusconi, dopo che si sarà insediato un governo di centrosinistra, da cosa dipenderà? Dai rapporti di forza dentro al centrosinistra. E l'ABC, non è, ci vuole una grande scienza per saperlo. E cioè, davvero ritireremo le truppe italiane dall'Iraq il giorno dopo le elezioni? Davvero? Ci riusciremo? Davvero nella prima legge finanziaria inseriremo la scala mobile per le pensioni più basse? Davvero riusciremo a intervenire seriamente, non a chiacchiere, sulla precarietà dei giovani? E non solo dei giovani, perché ahimè anche i quarantenni e i cinquantenni vengono ormai assunti dopo i licenziamenti con queste forme orribili di precariato. Riusciremo a fare le cose che sono scritte nel programma? Non lo so. Io ve lo dico con lealtà. Non lo so, perché dipenderà da chi sarà più forte dentro il centro-sinistra. Vedete, si stanno mobilitando forze non politiche, ma sociali, fortissime. I poteri forti non sono un'invenzione, esistono e sono forti per davvero. Il più forte di tutti è Confindustria.
Confindustria nel 2001 era schierata con Berlusconi. Si era alla vigilia delle elezioni, Confindustria sapeva, come sapevamo più o meno tutti, che avrebbe vinto Berlusconi e immaginava che Berlusconi avrebbe consentito agli imprenditori di fare tante belle cose che poi non sono riuscite. Lo stato dell'economia italiana è al disastro, gli imprenditori hanno decretato il fallimento delle politiche del governo e oggi guardano al centro-sinistra. Cordero di Montezemolo, presidente di Confindustria, è stato molto chiaro. Il patto di sindacato, parola difficile, coloro che controllano il Corriere della Sera, l'establishment, i principali capitalisti, banche in particolare, italiani, Fiat, quelli che hanno sempre comandato, hanno spostato il proprio orientamento sul centro-sinistra. Corriere della Sera, prima pagina, il direttore ha dichiarato che voterà per il centro-sinistra. Io sono contento, non voglio essere equivocato, se il mio nemico si divide, va bene, è un fatto positivo. Anche perché se gli imprenditori sposano il centro-sinistra vuol dire che il blocco sociale che nel 2001 aveva eletto Berlusconi non c'è più, si è sgretolato quel blocco sociale. Quindi va salutato come un fatto positivo. Ma attenti, c'è un rischio molto grosso. Cordero di Montezemolo ha già portato la cambiale all'incasso. Ieri, quando ha dichiarato non toccate la legge Biagi, avrete letto sui giornali. Vedete, Confindustria si fa i suoi interessi, è giusto che sia così, e badate, Confindustria non è un'associazione filantropica, non sono le dame di San Vincenzo, è l'associazione degli imprenditori che si fa i suoi interessi, perché le classi, anche se qualcuno pensa non ci siano più, ci sono, e come. E la lotta di classe c'è, so anch'io che la lotta di classe non è quella dell'Ottocento, non c'è il padrone delle ferriere, ma noi stiamo assistendo tipicamente a scene di lotta di classe, nel senso dell'economia moderna. Scena di lotta di classe è stata intercapitalistica, il tentativo di scalata del Corriere della Sera, lo scontro per l'occupazione di BNL, di Anton Veneta, si è risolto in un certo modo, erano scene di lotta di classe. Oggi Montezemolo sta praticando esattamente quello. Guardate, non è una roba ideologica, è la descrizione di quello che succede, altrimenti ma nemmeno gli economisti di scuola keynesiana potrebbero mai dire che le classi non ci sono più. Ci sono, e come. Confindustria ne rappresenta una e vuole pesare nel prossimo equilibrio del governo di centrosinistra. Vuole mettere dei paletti. Guardate che dal suo punto di vista, io mica mi scandalizzo, dal suo punto di vista fa benissimo, ma io dal mio punto di vista faccio altrettanto bene a dire che il film del 1996 lo abbiamo già visto, proiettato, e non lo voglio vedere più. Cioè noi che vinciamo le elezioni, noi facciamo fare i sacrifici, perché bisogna risanare i conti dello Stato, a sinistra abbiamo senso di responsabilità come se ipertrofico, ma è giusto, bisognerà risanare, altro che certo, c'è un disastro dopo 5 anni di berlusconismo, di tremontismo, ma chi pagherà i prezzi della crisi e del risanamento? Questo è il punto. Non possiamo permetterci di fare il risanamento promettendo la redistribuzione dopo, insieme, altrimenti noi non ci stiamo. È molto semplice. Perché il prezzo da pagare, io sono per confrontarmi con Confindustria, per essere chiari, noi siamo comunisti ma non siamo cretini, sappiamo che bisogna confrontarsi, con tanto più se saremo al governo del paese, si dialoga con tutte le parti sociali, non è che abbiamo l'anello al naso come pensa Berlusconi, per un conto è confrontarsi, io ho fatto il ministro, confrontarsi con tutti, a tutto campo. Ma io non voglio che la politica economica del prossimo governo di centro-sinistra sia dettata da Luca Cordero di Montezemolo. Punto. Non è che ci vuole. Perché non è diventato comunista, eh.
non è diventato comunista. Io non credo che il prossimo assalto al Palazzo d'Inverno sarà guidato dal compagno Diego della Valle. Ecco, non credo che ci sia. Solo Berlusconi può pensare a queste scemenze semplificatorie. Si sono spostati. Come si fa a bilanciare il potere forte rappresentato dalla classe imprenditoriale affinché non determini le politiche del prossimo governo? Come si fa? Nella maniera più semplice, bisogna avere una sinistra più forte. Perché se non vi sarà una sinistra più forte, comanderanno loro. E come si fa ad avere una sinistra più forte? Lo dico nella maniera più semplice e diretta. Dobbiamo rimetterci tutti insieme, perché altrimenti non ce la si farà. Avanzo una proposta pratica. Questa è una bella petizione di principio, no? Cosa concreta? Noi siamo 15 anni, noi sinistra, 15 anni che passiamo di divisione in divisione, di scissione in scissione. Litigi, odi in qualche caso, rancori e tutti gli strascichi che queste cose si comportano. La sindrome del divorziato, direi, no? Che bisogna farsi i dispetti dopo che ci si è separati. Se noi non invertiremo la tendenza, noi non conteremo nulla, non i comunisti italiani, la sinistra italiana, non conterà nulla. Noi dobbiamo fare uno sforzo per mettere alle nostre spalle e non voltarci più tutto quello che è successo e provare insieme a guardare avanti. Io mi rivolgo ai compagni democratici di sinistra e ai compagni di Rifondazione Comunista, come i Verdi. Abbiamo fatto l'alleanza al Senato, io ne sono felice, ma basta questa alleanza comunisti italiani verdi, no, non vivo sulla luna, certo che non basta, bisogna guardare a un progetto e a un processo politico molto più ambizioso, molto. Il progetto politico ambizioso è rimettere insieme i cocci, si può fare, basta avere la volontà di farlo. Vedete, nel 1991, siamo a Bologna, tra l'altro, dove simbolicamente tutto iniziò, si sciolse il PC. Il PC diventò, nella sua maggioranza, PDS. E io mi ricordo bene che l'opzione politica di questa trasformazione era: dobbiamo costruire in Italia un partito del socialismo europeo. Ricordate quant'era di moda il socialismo europeo allora? Socialismo europeo. Giusto o sbagliato che fosse, questa era la scelta politica. Nata Rifondazione, sono nati i comunisti italiani, successivamente, ma i DS, che nel frattempo avevano perso la P, che sta per partito, i DS, che io considero miei fratelli, non miei cugini politici, miei fratelli, bene, i DS, se faranno quello che si dice, dopo le elezioni dovrebbero costruire insieme alla Margherita il Partito Democratico. Ma se nasce il Partito Democratico, cade anche la S, che sta per sinistra, rimane la D, democratici, ci mancherebbe, certo, i nostri alleati, certo, ma attenti, la sinistra in Italia che fine fa? La sinistra, non sto parlando dei comunisti, la sinistra. E il paradosso quale sarà? Che un partito nato nel 91 per diventare un partito del socialismo europeo, alla fine realizzerà in Italia la bizzarria che noi saremo l'unico paese d'Europa a non avere un partito socialista. Perché il Partito Democratico sarà inevitabilmente a egemonia moderata. Pensate che De Mita, Marini, Rutelli, Gerardo Bianco, Nicola Mancino siano di sinistra? No, sono dei democratici e sono nostri alleati. Io li ringrazio che sono nostri alleati in questa battaglia epocale contro i barbari che ci hanno governato per 5 anni, ma non sono noi, sono
dei nostri alleati, non siamo la stessa cosa. Allora, io ho l'ambizione, forse un sogno, ma ho l'ambizione di provare a costruire in Italia un partito della sinistra, federativo, dove ciascuno possa essere quello che è. Non chiedo a nessuno di essere diverso da quello che è. Federativo, plurale, ma grande, grande. Un soggetto politico che possa essere il rappresentante del mondo del lavoro, questo vuol dire sinistra. Il mondo del lavoro, l'interfaccia del movimento operaio, del movimento dei lavoratori, in tutte le sue forme. Se non vi sarà un soggetto politico di questo tipo, i lavoratori non avranno chi li difenderà. È chiaro. Badate che stiamo parlando di una cosa grande. Dico un'eresia. I compagni del mio partito, come dire, poi mi criticheranno dopo. Ma il Partito Comunista Italiano, al di là del nome, ma non è stato per tutti gli anni per cui ha governato qui e ha fatto l'opposizione altrove, non è stato un grande partito socialdemocratico. Cioè un partito che interpretava il mondo del lavoro concretamente, non ideologicamente, difendendo le condizioni materiali di vita di milioni di donne e di uomini. Bene, io ho l'ambizione di contribuire da comunista a costruire una cosa del genere. E dunque non limitarmi a guardare passivamente che i nostri fratelli di esse vanno a fare il partito con la Margherita. Perché il paradosso è che dal più grande partito comunista dell'Occidente risultiamo che non avremo più manco un partito socialista. Vogliamo provarci? Lo dico anche ai compagni di Rifondazione. Noi ci siamo separati nel 98, ci siamo separati in modo traumatico. Io continuo a pensare di aver avuto ragione, ma non mi interessa più. Non voglio fare politica guardando al passato, voglio provare a fare politica guardando avanti. Ci sono le condizioni per rimetterci assieme? Noi siamo pronti, non domani, ieri, perché l'ambizione è quella di avere più unità a sinistra. Non perché è bello l'unità, non è un appello moralistico, perché l'unità ci serve. Se non saremo uniti saremo travolti. Governeranno anche con il centro-sinistra sempre i soliti poteri, i soliti interessi. Questo non è tollerabile. Io non mi arrendo all'idea che quelli che erano alleati nel 2001 con Berlusconi oggi sono alleati con noi, ma comunque comandano loro. Ma potremo farcela solo se saremo di più. Ci sarà questa voglia di ricostruire la sinistra e di ricostruirla dando speranze, passione, voglia di ritornare in campo non soltanto a quelli che vengono dalla storia comunista, ma alle milioni di persone che sono di sinistra e non vengono da quella storia. Vedete, quando io ho aperto la campagna elettorale del nostro partito a Roma, nazionalmente, e ho fatto questa proposta, una persona che io stimo e del quale sono anche amico personalmente da 35 anni, Massimo D'Alema, mi ha risposto, in pubblico sempre queste dichiarazioni, mi ha detto: Di Liberto vuole rifare il PC. Non è così. Il PC si è sciolto. E io, ripeto ancora una volta, sono un uomo che fa politica, no, non che vive sulla Luna. Il PC si è sciolto e non si può rifare. Bisogna fare un'altra cosa, un partito del lavoro, chiamatelo, non sono i nomi, ma un partito di sinistra dove ciascuno, ripeto, con la propria individualità, possa però contribuire a un processo che ci faccia contare nella società italiana. Non serve più a niente la logica della nicchia, dell'orticello. Io vorrei provare a navigare in mare aperto, in un progetto che è ambizioso, certo, che è difficile, altro che a sinistra prevalgono sempre gli egoismi di partito, ma è un obiettivo per cui vale la pena spendere la propria vita, la propria azione. E infine, e poi finisco, se noi vogliamo ricostruire la sinistra in Italia,
dobbiamo fare un'altra operazione, che è quella di riscoprire un valore che almeno per due decenni la sinistra in Italia ha perduto. Il valore, lo dico subito, è il valore della nostra diversità rispetto agli altri. Perché la mia nettissima impressione, avendo ormai girato, questa è la 54esima città d'Italia, vi lascio immaginare, e altre mi aspettano. Bene, la mia percezione è la seguente. Ci sono i militanti, gli iscritti, gli attivisti, molto convinti e galvanizzati. Ma c'è una fetta larga di popolo italiano che voterà per il centro-sinistra non perché è convinta dal centro-sinistra, ma perché dall'altra parte c'è una banda di tagliagole e quindi per togliersi quelli lì votano da questa parte. E cioè non sono convinti. Forse vinciamo le elezioni, ma non convinciamo. In altre parole, avremo un consenso non sempre consolidato, duraturo, quello dei militanti, certo. Ma il popolo ha un consenso, come dire, un po' montanelliano nei nostri confronti, cioè ci voterà turandosi il naso. È una percezione sbagliata? Secondo me piacciamo, per come siamo noi centrosinistra, un po' poco. È un voto largamente di protesta contro il governo, più che un voto di adesione ai nostri programmi. Allora, siccome il grande tema per uno che fa politica è convincere, non solo vincere, cioè avere il consenso vero, noi dobbiamo riscoprire il valore appunto della diversità, perché uno dei motivi per cui noi non convinciamo tanto è dato dal fatto che siamo spesso percepiti come tutti uguali. I politici sono tutti uguali, vogliono tutti la stessa cosa, vogliono la poltrona, vogliono i privilegi, uno, ce ne sono tanti, uno ve l'ho detto, sono tanti, i soldi, stipendi faraonici. Noi versiamo il 60%, pensate, netto al partito, unici, e comunque è tanto quello che rimane, pensate un po'. Litighiamo sui posti, ci azzuffiamo sui posti, ma non soltanto per il Parlamento, chi va a fare l'assessore, chi va a fare il consigliere, a tutti i livelli. E cioè la politica sembra diventata, agli occhi di larghe masse, una specie di gioco del risico, chi va a occupare le caselle. Beh, io credo che noi abbiamo un problema, il titolo è proprio quello di cui si parlava prima, la dignità della politica. Noi dobbiamo dimostrare con i comportamenti, non a parole, comportamenti collettivi, quelli di un partito e quelli individuali, perché ciascuno viene giudicato per quello che fa. Noi dobbiamo dimostrare con i comportamenti che non è vero che siamo tutti uguali e che per fortuna ci sono in Italia ancora centinaia di migliaia di donne e di uomini che fanno politica, guarda un po', perché ci credono, perché hanno degli ideali. Ci sono, parliamo di noi, compagne e compagni che non chiedono mai niente per sé, mai, e fanno banchetto, e vanno nei mercati, e fanno il casa per casa, e litigano con la moglie o con il marito a seconda del sesso perché occupano il tempo libero per la politica, e occupano le ferie per fare le feste di rinascita o dell'unità o quello che è. In altre parole, che fanno con passione, proprio perché ci credono, l'attività politica e non chiedono nulla. Però è anche vero che a fianco di questi, che per fortuna sono ancora tanti, e io li voglio pubblicamente ringraziare per aver anche allestito e organizzato questa manifestazione, è vero
che a fianco a questi ci sono anche tanti invece che fanno politica perché vogliono la poltrona. Anche in questo partito, Guardate che noi abbiamo assistito, io ne voglio parlare pubblicamente, perché l'ho detto in anticipo, mi sono proprio stancato di un modo di fare politica. Vorrei provare a dare un contributo anche come persona fisica per cambiarlo il modo di fare la politica. Bene, noi abbiamo alle spalle la discussione sulle candidature, tutti i partiti naturalmente. Noi abbiamo assistito, posso dirlo, ad uno spettacolo indecente. Ma qui in Emilia, tutta Italia. Autorevoli dirigenti di un partito della sinistra, che siccome non vengono candidati, il giorno dopo te li trovi candidati in un altro partito. Ma dovevano avere una fede incrollabile in quel partito, se in nome di una poltrona in 24 ore forse meno cambiano partito. Però siccome appunto mi sono ripromesso di dire le cose come stanno, pensate che questo partito che si chiama comunista, che è un partito orgoglioso, la storia, tutte le cose che ci diciamo, pensate che noi siamo immuni dal virus? Non è così. Il virus del carrierismo è penetrato dappertutto, perché sono 20 anni che c'è stata una sorta di devastazione culturale e ideale, anche a sinistra. Vi racconto le nostre candidature, così ne parliamo in pubblico, anche perché io poi vi chiederò di aiutarci nella battaglia che vorremmo fare. Gennaio, noi abbiamo chiuso le candidature per primi, gennaio di quest'anno. Voi sapete che la nuova legge elettorale dà alle segreterie dei partiti un potere smisurato. Decidiamo noi, con potere divino, decidiamo noi chi diventa deputato e chi no, perché basta mettere nella lista in una certa posizione e uno esce e l'altro non esce. Fa schifo, Però ce l'abbiamo e bisogna esercitarlo, poi la cambieremo, ma intanto c'è questa. Questo potere, attenti, questo potere, una volta che ce l'hai, puoi decidere come lo usi, se lo usi bene o se lo usi male. Noi abbiamo deciso di esercitare questo potere, di decidere gli eletti, nella seguente maniera. Noi avremo tra 15 e 20 deputati. Se poi ne arrivano 30, per carità, non mettiamo limiti alla divina provvidenza, ma diciamo, in linea di massima, tra 15 e 20. Abbiamo deciso, primo, di eleggere 7 donne. Siccome il numero minimo è 15, la metà, 7 donne. Le abbiamo messe in lista in modo tale da essere elette. Le quote rose non servono, basta decidere, un partito se ha la volontà le porta in Parlamento, se no no, punto, il resto. Comunque, intanto sono 7 donne. Secondo, abbiamo deciso di portare in Parlamento pezzi esponenti della migliore intellettualità italiana di sinistra, come faceva una volta il vecchio Partito Comunista Italiano, anche non comunisti, per capirci, da Margherita Hack, candidata qui in Emilia, a Nicola Tranfaglia, lo storico, e altri naturalmente. E sarà utile non solo al gruppo comunista, ma anche al Parlamento italiano, che vadano persone dotate di un qualche livello di istruzione superiore, visto il disastro culturale e l'analfabetismo di ritorno di quasi tutti. Non voglio fare polemica. Intellettuali. Terzo, noi porteremo alla Camera dei Deputati 5 lavoratori veri, di cui si avverte l'esigenza perché nessun partito ne ha più in Parlamento. Lavoratori, non quelli che a 18 anni hanno fatto 2 mesi in una fabbrica, poi hanno fatto funzionare di partito tutta la vita e rimangono schedati come operai, no? No. Lavoratori presi, uno fa il vigile urbano, 2 fanno i metalmeccanici, 1 è un cavatore di marmo di Carrara, 1 è un operaio meridionale. 5 lavoratori che noi portiamo in Parlamento. Togliete questi numeri, vedrete che per i dirigenti di partito restano pochi numeri, proprio pochi. Allora abbiamo
cercato, anzi non cercato, abbiamo applicato una regola, e cioè quelli che erano già parlamentari da due legislature, chiunque fosse, chiunque, senza guardare in faccia a nessuno, da due legislature o più, non venivano riproposti in Parlamento, senza eccezione. Bene, alcune deputate e deputati, in questo devo dire le donne si sono comportate esattamente come gli uomini, deputate e deputati, che avevano due legislature, in qualche caso tre legislature e in due casi quattro legislature. Immaginatevi tutti quattro legislatori di stipendi e adesso di pensioni, quindi non moriranno di fame. Ma si erano tanto affezionati al Parlamento, c'erano affezionatissimi. Bene, noi non li abbiamo ricandidati, nessuno. Perché si può fare politica senza essere deputati, si può dare un contributo al partito, alla società, alla classe. Quasi tutti questi che non abbiamo ricandidato hanno lasciato il nostro partito. Allora io voglio dire qui che se uno lascia il proprio partito perché non viene ricandidato, per noi è un bene che abbia lasciato il partito. Perché non se ne può più di chi usa i partiti come il tram per andare a occupare le sedie, chiaro? Io non ne posso più. E intendo su questo chiamare tutto il partito, ma anche tutti voi, che se siete qui in qualche modo, presumo siate tutti esponenti della sinistra, non del nostro partito, probabilmente siete troppi per essere del nostro partito, ma io voglio invitare tutte le persone per bene, diciamola così, a fare questa battaglia insieme a noi. Noi dobbiamo sconfiggere il carrierismo, l'opportunismo, la litigiosità sui posti, ma bisogna partire da sé, perché se no fare le prediche agli altri è troppo facile. Io intendo fare questa battaglia sino in fondo, sapendo che è difficilissima, perché estirpare il virus ci vorrà una cura da cavallo, perché è andato molto avanti, molto avanti, in tutti i partiti, chi più chi meno naturalmente, ma bisogna che qualcuno inizi a farla questa battaglia, che qualcuno inizi. Noi ci stiamo provando e vi chiediamo appunto di darci una mano, di aiutarci. Da questo punto di vista io vi chiedo senza ipocrisie, siamo a una settimana, poco più dal voto, io vi chiedo di aiutare questo partito a farlo diventare più grande e anche a farlo diventare migliore rispetto a com'è. Siamo pieni di difetti, solo che li conosciamo e cerchiamo, qualche volta ci riusciamo, qualche volta no, di correggerli. Ma aiutateci a migliorarci e aiutateci a diventare più grandi per contare di più nel centro-sinistra, perché è utile per tutto il centro-sinistra che nell'Unione vi sia una formazione politica come questa, che mette il lavoro al centro del proprio orizzonte politico, che si batte per ricostruire l'unità della sinistra e che cerca di restituire igiene, se così possiamo chiamarlo, alla politica medesima della sinistra. Per cui il 9 e il 10 di aprile io vi chiedo innanzitutto di votare per il centro-sinistra. Lo dico perché sono stato abituato sino da ragazzino a considerare gli interessi generali superiori agli interessi egoistici del mio partito. Quindi in primo luogo votate per il centro-sinistra, che dobbiamo mandare a casa quella gentaglia, primo. Ma dentro al centro-sinistra io vi chiedo di votare, vi chiedo di far votare, quando uscirete da qui e incontrerete altri, parenti, amici, colleghi di lavoro, di far votare. E se per caso non lo avete più fatto negli ultimi anni, io vi chiedo di tornare a votare per questo simbolo,
Mi verrebbe da dire con una battuta, visto che nella scheda della Camera la quercia non la trovate, tornate alla falce e martello. Io vi chiedo davvero di votare orgogliosamente questo partito ancora piccolo ma in crescita, che si candida a diventare semplicemente un protagonista della ricostruzione di tutti noi, di quello che eravamo, di quello che potremo ancora essere, una grande sinistra unita e protagonista della vicenda politica italiana. Vi chiedo quindi di votare per la falce, il martello, la stella e la bandiera d'Italia. Votateci a testa alta. Testa alta e la testa non chinatela mai di fronte a nessuno. È l'unica promessa elettorale che io vi posso fare. Noi la testa non la chineremo mai davvero. Grazie mille a tutti. Chiedo scusa a tutti solo un attimo d'attenzione. Io intanto vi ringrazio per la numerosa partecipazione e vi invito il 5, mercoledì sera, a partecipare a un'altra manifestazione del nostro partito che vedrà presente il nostro presidente Cossutta, che tratterà le liste del Senato. Vi ringrazio, salve.